Abbiamo lavorato per costruire relazioni con ragazzi che svolgono queste nuove attività che si stanno diffondendo in questi ultimi anni. Siamo partiti con il parkour, che è sicuramente il più famoso, anche perché ha avuto una veicolazione mediatica molto forte, però ce ne sono molte altre, tra cui questa del trekking, che è adesso detta in maniera molto banale, una messa insieme di varie discipline acrobatiche che hanno di varia provenienza. Il loro vantaggio è comunque sempre quello di permettere a ragazzi giovani di svolgere attività motoria, di partire da delle forti basi tecniche, ma nel contempo di dare molto spazio alla loro creatività. Ci siamo mossi in due direzioni, come del resto abbiamo fatto per il parkour. Abbiamo già fatto l'anno scorso un primo seminario di formazione che contiene tutta una serie di materie, tecniche, didattiche, ma anche complementari. I ragazzi stessi, sono all'aiuto anche del settore formazione della WISP, hanno redatto una dispensa formativa. Questo seminario, il primo, è andato già molto bene. Svolgono attività ovviamente di palestra, ma c'è un circuito internazionale che fa varie tappe in Europa e non soltanto, e tutti quelli che praticano questa disciplina. In Italia non è mai stato fatto e quindi abbiamo pensato noi di promuovere, proprio come Trekking WISP, questo, la prima volta un evento di questa natura in Italia, e quindi abbiamo fatto questa 3 giorni in cui i ragazzi si possono ritrovare, scambiare esperienze, fare contest, fare workshop, stare insieme, eccetera eccetera. Questo è il punto a cui siamo arrivati oggi, con una discreta presenza, perché abbiamo oltre 60 ragazzi, alcune significative anche presenze straniere, e questo è quanto ad oggi.